Quindi quale idea di intelligenza emerge? Ma di un'intelligenza matematica molto semplice e molto basica, basata su sì, no, gli algoritmi di intelligenza artificiale fondamentalmente rispondono a tutte le domande con un sì e con un no. La complessità di questa, di questi sì e no viene data da quanti dati gli vengono to feed. Proprio è bello questo termine, ancora una volta la biologia, gli vengono dati in pasto. Io uso sempre una metafora che mi piace molto, perché a me piace ricondurre le cose poi alle storie, alla cultura. C'è un racconto molto bello di Edgar Allan Poe, che si chiama Lo scacchista di Metzel. Nell'Ottocento fece molto scalpore questa storia, nelle più grandi corti europee, il famoso turco era un automa addobbato a turco, era un busto con le braccia, che giocava a scacchi, e giocava meravigliosamente a scacchi, era un robot. Edgar Allan Poe ci fa un, ovviamente a suo modo, un racconto bellissimo che è Lo scacchista di Metzel. E la cosa bella, che secondo me la dice lunga su che cos'è la tecnologia, è che dopo mille ricerche, come fa a giocare a scacchi, come non fa, e cos'è il sistema, che ne apre la porticina e dentro c'è un nano. Allora, Edgar Allan Poe ci insegna più di mille studiosi di informatica. Se apri la porticina dell'intelligenza artificiale, ci trovi il nano. Ci trovi l'uomo, ci trovi le sue paure, ci trovi i suoi caricamenti, le sue emozioni, i suoi dati. Certo, non è più il singolo uomo, sono i dati di miliardi di uomini, sono i dati di quello sociologo Caselli, che dice che questo nutrimento dell'intelligenza artificiale dipende dall'economia dei lavoratori del click. Chiamano Amazon Turk, i turchi. Guardate come i fili li riconnettiamo. C'è addirittura in un libro molto bello uscito poco tempo fa che si chiama Datacrazia, e una delle tesi che viene fuori dal libro, che alcuni propongono nel libro, è: ma se sui data, che sono anche in parte nostri, perché derivano dai nostri dati che noi mettiamo, dati biometrici piuttosto che altri dati culturali eccetera eccetera, delle compagnie fanno profitto, e se la base del capitalismo è se si fa profitto dal sfruttamento di qualche cosa va ricondiviso quel qualche cosa, che ci diano i soldi. Sarebbe la fine del capitalismo da un certo punto di vista, di quale capitalismo. Sarebbe anche, però, la soluzione al problema della mancanza di lavoro. Assolutamente, avrei detto di cittadinanza meraviglioso. Ma questo più che dalla creazione, è una dittatura dei dati. È una dittatura se sono in pochi a gestire i dati. Se cominciasse a essere tutti sarebbe una datacrazia. Ma la cosa interessante, secondo me, è quello che dici tu. Finirebbe il capitalismo, cioè io ne sono sempre stato convinto, il capitalismo mangia se stesso. Cioè, se il capitalismo fosse realmente applicato, si automangerebbe. Che poi con una piccola forzatura è la tesi di Marx. Peccato che noi, c'era James, invece per noi è più difficile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Certo. Perché si riconverte, no? Continuamente. Certo. Però ce la possiamo fare, io. Ma siamo proprio in questo punto qua. Tutte queste riflessioni, in ogni caso, implicano, richiedono una riflessione sulle forme del potere di oggi, certo, no? Nel senso che poi questa riflessione non può essere svincolata da quella sul potere, sui meccanismi di controllo, sui meccanismi da una parte di servitù volontaria, di lavoro servile, volontario, che converge col piacere o con la soddisfazione, certo, no? Col narcisismo, eccetera, e dall'altra però appunto con le strutture di potere e con i modelli di analisi del potere che non possono più essere quelli dell'Ottocento, di Marx, eccetera. E anche su questo siamo molto carenti, credo. Sono assolutamente d'accordo. Secondo me, una volta fatto il quadro filosofico, sociale, politico, eccetera, mette l'accento su A, sistema di potere. Qual è il nuovo sistema di potere? Perché rischiamo di fare delle lotte contro il sistema di potere sbagliato. 2. Giustizia sociale. Che cosa significa oggi giustizia sociale? Che cosa vogliamo per la giustizia sociale? Questi sono due interrogativi che in qualche modo sono passati in secondo ordine. Io non so voi, ma per me come essere sociale, cioè essere che condivide uno spazio, una città, una nazione, un continente, un mondo, con altri esseri umani, sono i due centri fondamentali. Chi detiene il potere? E chi, come lo amministra, e come faccio a chiedere a chi detiene il potere e lo amministra che ci sia una giustizia sociale? È inalienabile questo discorso, non come filosofo, come professore, come giornalista, come essere umano.
cioè come facente parte di una comunità umana. Eppure sono due interrogativi che in qualche modo non ci poniamo più tanto. Non so se è una mia sensazione. Ma non è proprio sull'agenda. No. Questa questione della giustizia sociale. Io mi sto chiedendo perché non è nell'agenda. Appunto, non è nell'agenda. Ma perché non è nell'agenda? Io mi sto chiedendo questo. Anche per i rapporti di forza. Siamo deboli. Ma perché tendiamo probabilmente a riproporre i sistemi conosciuti e quindi probabilmente andiamo avanti fino all'infinito con un sistema, anche se ci rendiamo conto che ormai è terminato, che è un sistema generale di ordine del mondo che ruota intorno al capitalismo e a una gestione del potere legato ormai a un mondo che non esiste più, questo è evidente. A me rispetto a questo viene in mente una cosa che stavo pensando prima, rispetto a quello che dicevi. Tu hai parlato di visioni del mondo, a me questo faceva venire in mente lo storico dell'arte austriaco fine 800, Riegel, che parlava della grammatica storica delle arti figurative, parlava di come appunto i manufatti, in questo caso artistici, fossero fatti in una maniera tale che corrispondessero delle visioni del mondo che poi si connettevano anche a dimensioni religiose, politeismo, monoteismo, scienza, eccetera. Venendo diciamo allo ieri e all'oggi, questa mancanza di percezione, secondo me, come diceva lei, del potere, di chi ha il potere, chi non lo ha, eccetera, come si è strutturato in questa dimensione e di conseguenza della giustizia sociale, a me viene da riconnetterla a un discorso di narrazione, perché se noi pensiamo al Novecento, le rivendicazioni erano in linea rispetto a un discorso che possiamo chiamarlo il mito del progresso. Qualcuno lo frena, qualcuno si oppone, quindi lo lottiamo contro chi raffrena un progresso, oppure insomma, lo semplificando estremamente. Sì, ma qual è la storia che ci stiamo raccontando oggi rispetto a questa rivoluzione del digitale, eccetera, che dicevi? Questo è il mio problema, non riesco veramente a capire bene che storia ci stiamo raccontando. Cioè, ci stiamo raccontando una storia, all'inizio abbiamo avuto in qualche modo l'apoteosi della Silicon Valley. Vi ricordate, anni 80-90, tutti con le sneaker, la giacca sotto la maglietta dei gruppi rock, tutto figo, tutto open source, open software, Wikipedia, era tutto open, tutto crowdfunding, crowdsourcing, era il mito della Silicon Valley. Questa è stata una storia forte, è stato uno storytelling veramente molto forte e devo dire io l'ho trovato anche molto esaltante. Il problema è che poi piano piano questa utopia della Silicon Valley è stata in qualche modo, diciamo, frenata. Cerchiamo di rimanere... Era una battaglia culturale questa, no? Quella Epic Hacker che era... Assolutamente, però abbiamo persone come Jaron Lanier, Tim Berners-Lee che dice la battaglia è persa. Di Negroponte, l'autore di Essere Digitale, il fondatore di Wired, che dice la battaglia è persa. E allora qui una domanda quantomeno me la devo porre, cioè che ci siano dei bacini, l'arte contemporanea sta facendo, quella tecnologica sta facendo delle robe bellissime di hackerizzazione, di uso dei dati, però non è più quel racconto globale, mi sembra, di cui stai parlando tu. Oggi il racconto globale io non riesco a capire qual è. Allargando proprio al discorso dell'opinione pubblica, in generale penso al discorso ecologico, eccetera, cioè prevalgono anche tante narrazioni apocalittiche proprio. Certo. Ecco, il pensiero ecologico però mi sembra essere l'unico che è abbastanza trasversale sia su una linea generazionale che una linea nazionale che una linea di genere. È l'unico racconto davvero, molto probabilmente perché ha un'emergenza talmente stringente che dice, cioè, se non funziona nemmeno sto racconto, ragazzi, siamo proprio diventati delle amebe. Però altri non ne vedo. Non so, sarebbe interessante, ma sicuramente c'è chi lo studia, analizzare il rapporto tra l'accumulazione di risorse digitali e l'accumulazione di capitale, no? Cioè l'accumulazione di ricchezza. Certo. Forse il problema non è tanto chi detiene, ma come funziona la detenzione, diciamo, l'accumulazione, mai più la redistribuzione, non c'è. In questo discorso, no? Sul racconto prodotto
quantomeno dagli anni 80 in poi, sì, è sparita la spinta, no? la spinta pubblica, la spinta collettiva verso una domanda di redistribuzione di ricchezza, che di nuovo non è che passa dal reddito sociale soltanto, non passa da quelle cose lì, passa dal modo in cui si costruisce l'accesso a questo tipo di risorse. E noi siamo a metà della pietra da questo punto di vista. Certo, io non sono distopico. Io penso che l'uomo comunque ha sempre trovato la modalità di negoziare. Cioè, è proprio una sua caratteristica. E noi negozieremo anche con questa cosa qua. La complessità non deve far paura. Ci sono i libri di Moren, di Edgar Moren, sulla complessità. La complessità, che è figlia anche del digitale, non è solo digitale, ma è figlia del digitale altro. La complessità è un'opportunità, è una possibilità di stare al mondo in una maniera diversa, è la possibilità di stare nel mondo con una comprensione delle cose più ampia. Io ne sono convinto, poi vedo anch'io i mali, vedo Cambridge Analytica, vedo mille cose, non sono cieco e non sono pazzo, però vedo che ci sono anche dei margini di negoziazione forte, e storicamente noi siamo riusciti a negoziare nei confronti della tecnica, nei confronti del mondo. Cioè, fare peggio di quello che siamo riusciti a fare nel Novecento. Ci può essere un sistema politico che dice: signori, scusate, questo, ma questo no. Se ci fosse un dibattito molto più ampio e molto più costruito, noi potremmo negoziare molto di più gli accessi, gli usi, gli utilizzi e via dicendo.